Oh, we just have to listen, not to speak. All right. Professor Wilkinson, I think I'd like to... Professor Wilkinson, vorrei porle alcune domande sulle sue scoperte, la sua vita, i suoi successi. Prima di tutto, l'epoca dei metalloceni, che ha preso il via con le sue scoperte, ha significato realmente l'inizio di una nuova era per la chimica, la nascita di un approccio profondamente diverso al rapporto fra chimica inorganica e organica. Lei ne è stato il grande protagonista. Cosa le piace ricordare di quella fase così entusiasmante? Ricorda alcuni dei suoi collaboratori, alcuni dei suoi colleghi o qualche fatto particolare? Forse il ricordo più vivo è una sensazione completamente diversa della chimica. Ero in California e dopo molti anni di chimica nucleare stavo ritornando allo studio della chimica inorganica. Quando lessi l'articolo di Keeley e Parson sulla sintesi del ferro C10H10, il biciclo pentadienilferro, che mi ha poi portato a proporre la struttura a sandwich per questo nuovo tipo di composto. Lavoravo e facevo esperimenti in buona parte da solo, ma avevo il privilegio di poter parlare con uno scienziato come Robert Burns Woodward, il quale, lo scoprì più tardi, ebbe la mia stessa idea 2 o 3 ore dopo di me. Fu una delle poche occasioni della mia vita in cui mi sono trovato a precedere uno scienziato così capace come Robert Burns Woodward, premio Nobel, come lei sa, per la chimica organica. L'interazione con lui sin dall'inizio è stata per me un'esperienza veramente straordinaria. Eccole invece una domanda molto difficile. Come si genera una grande idea, una nuova idea nella mente di un uomo? Come è arrivato alla conclusione che il ferrocene avesse la forma di un sandwich costituito da 2 molecole organiche con in mezzo l'atomo di ferro? A quel tempo questa idea era completamente estranea alle conoscenze di base della chimica. Cosa è accaduto nella sua mente e come è arrivato a questa conclusione? Beh, in quel caso particolare è stato quasi istantaneo. Alcune idee sembrano generarsi in un certo periodo di tempo, ma quella in particolare fu immediata. Mi venne in mente perché in un certo senso ero preparato. Stavo scrivendo delle lezioni per il mio primo corso all'Università di Harvard e avevo ripreso in mano i miei vecchi libri di testo. Su uno di essi, scritto da Emeleus e Anderson, c'era un capitolo sui composti di coordinazione, nel quale c'era un riferimento ad un composto con il butadiene, sintetizzato in Germania nel 1935, di cui non si conosceva la struttura. Veniva anche citato il complesso con l'etilene, scoperto a Copenaghen nel 1845 e conosciuto come sale di Zeise. A quell'epoca non c'era nessuna idea sulla struttura di queste 2 molecole organiche, né sul modo in cui erano legate al metallo di transizione. Quando stavo scrivendo la mia lezione, mi venne l'idea che l'etilene fosse legato lateralmente in questo modo e che invece il butadiene fosse legato sempre lateralmente, ma in questo modo, quasi ad arco. Così, quando lessi il lavoro originale sul biciclo pentadienilferro, collegai fra loro queste idee ed ebbi l'intuizione che i 2 doppi legami nell'anello a 5 atomi fossero protesi verso il metallo formando un anello. Questo concetto deve essermi venuto improvvisamente in meno di 30 secondi. Ma fu così, perché io avevo già in mente quelle informazioni su composti non proprio simili, ma confrontabili, che si trovavano in letteratura da molti anni, ma le cui strutture e legami erano completamente sconosciuti.
Professor Wilkinson, vorrei porre una domanda inusuale. La sua scoperta dei metalloceni avviene negli anni 1950-51. In quello stesso periodo, forse poco più tardi, Natta e Ziegler cominciano a lavorare con i catalizzatori omogenei utilizzando composti metallorganici di alluminio con metalli di transizione. Pensa che ci sia una relazione diretta fra le due scoperte? In particolare, secondo lei, i lavori di Ziegler e Natta furono influenzati dalle sue proposte sulla chimica metallorganica del ferro? No, non penso che ci fu alcun collegamento fra queste due scoperte così diverse. Il lavoro di Ziegler e quello di Natta nacquero da una ricerca di Ziegler sugli alchili di alluminio alla quale stava lavorando da circa 20 anni, mentre la scoperta del ferrocene fu una scoperta totalmente nuova e inaspettata. Le due scoperte sono state accomunate perché rappresentavano due aspetti diversi di uno stesso quadro generale. Da una parte si potevano sintetizzare e isolare complessi stabili dei metalli di transizione e dall'altra se ne potevano studiare gli aspetti catalitici. Sono quindi due aree collegate in quanto emersero contemporaneamente. Il lavoro di Natta a carattere più catalitico e la sintesi di composti isolabili di cui mi occupavo io. Sono quindi due aree relazionabili che dipendono entrambe dalla stabilità o instabilità, nel caso catalitico, del legame metallo di transizione carbonio. Sebbene entrambe le scoperte furono totalmente indipendenti, si sono collegate rapidamente fra loro e questo ha portato a un enorme sviluppo dell'intero campo, sia quello della sintesi, sia quello dell'uso dei metalli di transizione. Ritiene che la grande quantità di ricerche che seguì la sua scoperta nella chimica metallorganica abbia rappresentato, in un certo senso, un punto di partenza per la preparazione di nuovi catalizzatori omogenei, per la deposizione di metalli in fase di vapore e per molti altri usi? Sì, certamente. Quello che venne dimostrato inizialmente era la possibilità di sintesi di nuovi composti termicamente stabili e isolabili che potevano essere utilizzati in un sistema catalitico. Nel giro di pochi anni, la sintesi di questi nuovi composti metallorganici, stimolata dal mio lavoro, ha avuto un'enorme crescita, con riflessi molto positivi sulla catalisi. La disponibilità di nuove e strane molecole ha permesso di chiarire i meccanismi di collaudati sistemi catalitici e di proporne di nuovi. Penso che questo sia stato uno dei maggiori stimoli per la crescita dell'intero settore, cioè la sintesi mirata di nuovi composti in funzione delle proprietà catalitiche. Lei ha scoperto un composto che in seguito è diventato molto famoso e viene chiamato composto di Wilkinson. Questo composto è stato il primo di una lunga serie di catalizzatori omogenei, sintetizzati per la maggior parte nel suo laboratorio, che hanno contribuito allo sviluppo di importanti processi industriali, particolarmente nell'area dell'idroformilazione e della carbonilazione. Mi può parlare della sua esperienza nel passare dalla ricerca accademica tradizionale alla ricerca industriale? Cosa ne pensa ora e cosa provò allora? Devo dire molto francamente che non compresi totalmente l'importanza della mia scoperta, nel senso che pensavo vagamente che potesse avere qualche applicazione, ma non avevo assolutamente previsto lo sviluppo seguente, l'interesse industriale che ne sarebbe derivato. Se l'avessi capito, probabilmente sarei stato un po' più attento con i brevetti e nel modo di avvicinarmi all'industria con questa nuova chimica in mano. Comunque, a quel tempo ero una delle poche persone al mondo che stesse lavorando sul rodio. Questo era l'aspetto più interessante delle mie ricerche. Entrai in quella particolare area dei composti con la trifenilfosfina proprio perché stavo facendo della chimica classica, puramente accademica, sui composti di rodio.
Le scoperte che sono più utili oggi avvennero più o meno accidentalmente. In realtà, secondo me, questo è il modo in cui nascono più frequentemente le buone scoperte. Se non avessi lavorato in quell'area, ovviamente non avrei scoperto alcunché. Quindi crede anche lei che le grandi scoperte, le scoperte importanti, anche nel caso delle applicazioni industriali, siano strettamente legate a quella che io chiamo l'abilità inconscia del ricercatore unita alle conoscenze? Sì, penso che probabilmente sia così. Nel mio caso, se non avessi avuto qualche piccola conoscenza degli aspetti industriali, probabilmente non avrei potuto riconoscere l'importanza dei composti. Ritengo quindi molto utile che i ricercatori del mondo accademico abbiano qualche conoscenza e siano informati sui problemi industriali. Per esempio, se io allora avessi saputo che c'era la necessità di un nuovo processo per l'acido acetico, avrei probabilmente inventato il processo Monsanto. Avevo tutta la chimica del rodio sulla punta delle dita, ma non sapevo che c'era questa richiesta di un nuovo processo a bassa energia. Così la sua opinione è che i rapporti fra università e industria dovrebbero essere più stretti, o quantomeno abbastanza stretti da garantire un migliore scambio di informazione? Beh, certamente, dovrebbero essere più stretti, soprattutto perché molti degli studenti che l'università prepara finiscono a lavorare nell'industria, quindi è importante per lo studente di chimica conoscere almeno le caratteristiche generali dell'industria chimica. In realtà, se non fosse per l'industria, non ci sarebbe bisogno di un così gran numero di studenti di chimica. Ma se non ce ne fossero così tanti, probabilmente molti di noi non potrebbero fare ricerca ai livelli avanzati di oggi. Professor Wilkinson, lei ha affermato, a mio parere molto coraggiosamente, di aver avuto maggiori aiuti finanziari da società e organismi industriali stranieri che dall'industria britannica. In che senso? E cosa pensa di questa che sembra essere una regola generale piuttosto diffusa nel mondo? È senz'altro vero che quando ritornai dagli Stati Uniti, all'Imperial College, venne aiutato da imprese americane per 10-15 anni. Quasi tutto il supporto finanziario per il mio gruppo di ricerca veniva da fonti statunitensi. Avevo invece aiuti britannici per gli studenti con gli studentship del Science Research Council e sempre dal Council un aiuto per le attrezzature e le borse di studio post laurea. Ma devo dire che anche ora, dopo 30 anni in Inghilterra, non ho mai avuto alcun finanziamento da industrie chimiche britanniche. Se qualcuno viene a trovarla nel suo laboratorio all'Imperial College, può rimanere sbalordito da quanto è piccolo, paragonato alla quantità di nuova chimica che ne viene fuori. So che lei crede che i fattori importanti per una grande scoperta siano immaginazione, fortuna, capacità e abilità tecnica. Ma in una situazione in cui sembra che per fare le grandi scoperte siano necessarie soprattutto le grandi macchine, i grandi apparati sperimentali, quanto spazio lei pensa sia ancora riservato all'immaginazione dell'inventore? Sì, penso che ci sia uno spazio enorme per il pensiero individuale. In realtà, sebbene ci siano nuovi e costosi strumenti come la risonanza magnetica nucleare, l'infrarosso o lo spettrometro di massa, tutti questi mezzi non sono altro che un modo per investigare una molecola molto più rapidamente di quanto si potesse fare 30 o 40 anni fa. Quando ho cominciato in quest'area nel 1951, la risonanza magnetica nucleare non era disponibile e le misure si effettuavano con l'infrarosso, che ci dava una quantità limitata di informazioni strutturali per una data molecola.
mentre la diffrazione a raggi X era uno stadio piuttosto primitivo. Con gli strumenti di oggi possiamo scoprire rapidamente la struttura delle molecole, più rapidamente di quanto fosse possibile 20 o 30 anni fa. Ma questo non significa che le idee originali vengono prodotte più facilmente. Vi è ancora un numero infinito di possibilità in chimica, nuove aree da scoprire, nuovi tipi di composti, e ciò avverrà ancora grazie alle persone che hanno idee. Quello che possiamo fare oggi è di accelerare lo sviluppo di un'idea, più di quanto fosse possibile molti anni fa. So che lei non crede molto nella chimica teorica. Mi ha detto di aver fatto tutte le sue scoperte con pochissima matematica. Ma l'impostazione moderna, soprattutto con l'introduzione dei computer a sostegno della chimica, della farmacologia, della biochimica, è altamente teorica. Pensa che ci sia ancora spazio per l'immaginazione, ora che gran parte della ricerca, perfino quella industriale, è basata sulla teoria o sui modelli? Non vi è dubbio che la disponibilità di computer veloci e potenti ci permette di ottenere più facilmente risultati che altrimenti non riusciremo ad avere. Per esempio, la determinazione di una struttura cristallina con i raggi X è ora, con l'introduzione dei computer, molto più semplice di quanto non fosse 20 anni fa. Ma io non penso che la parte teorica della chimica possa mai riuscire a sostituire l'intuizione o il bagaglio culturale, oppure la sensibilità di un ricercatore di scegliere due composti da mescolare in una provetta per ottenere un nuovo composto. Questo è qualcosa che nessun computer o sistema tecnologico di informazione può darci. L'intuizione è indispensabile per sviluppare una chimica nuova, per aprire nuove aree. Però quando si ottiene una nuova molecola o un nuovo sistema di reazione, la teoria e le tecniche di calcolo spesso ci possono aiutare a trovare un sostegno teorico o una spiegazione molto più velocemente. Tuttavia non penso che l'avere le teorie e i computer possa davvero generare nuove idee in chimica. No. Penso che ci sarà sempre spazio per l'immaginazione e che sia essenziale avere persone che se ne stiano sedute a pensare con calma a nuovi esperimenti. Nessun computer potrà mai farlo per loro. About what they shall do in science and what new experiments they can do. No computer system can ever do that for you. And now, a question from e ora, professor Wilkinson, una domanda non sul suo lavoro di scienziato, ma sul suo ruolo di insegnante. Lei è coautore di uno dei più famosi libri di chimica usato in tutto il mondo, Russia e Cina comprese. Anch'io, quando ero studente, ho avuto modo di apprezzare il suo libro. Che cosa prova per aver fatto un lavoro così impegnativo, un buon libro accettato da tutto il mondo scientifico? Very difficult job. A good book which has been accepted by all the world, all the scientific world. In un certo senso ho provato sensazioni contrastanti. Scrivere un libro come quello non è stato facile, mi ha portato via molto tempo e a metà del lavoro ero così stanco di scrivere che avevo quasi deciso di fermarmi. Tuttavia, quando fu completato, ebbi una grande soddisfazione personale, non soltanto per averlo fatto, peraltro è una sensazione piacevole avere sullo scaffale un libro scritto personalmente, ma anche per il piacere di sapere che altra gente riconosca che sia un buon libro.
Voglio dire che si tratta di una duplice soddisfazione. Da una parte l'aver scritto un libro corretto e leggibile, dall'altra il vederlo apprezzato e ampiamente utilizzato. Non pensa che il suo libro abbia avuto un grosso impatto sulla scienza moderna? Oggi assistiamo, per esempio, in biologia a un utilizzo sempre più importante dei composti metallorganici e della chimica di coordinazione. Ad esempio, un composto di platino è un importantissimo prodotto contro i tumori. Tutto questo nasce anche grazie al fatto che biologi e scienziati di altre discipline avevano per le mani il suo libro. Non credo sia giusto prendersi tutto il merito. Bisogna considerare che 35 anni fa la chimica inorganica era un'area di profondo sottosviluppo. C'erano pochissime università, persino negli Stati Uniti dove veniva insegnata. Il numero di persone impegnate in questo campo era bassissimo e la chimica metallorganica era quasi sconosciuta. Quindi il mio libro, anzi, il nostro libro, Cotton, un mio studente di Harvard, ne è coautore, è arrivato al momento giusto, quando si cominciava a rendersi conto che la chimica inorganica, e specialmente la chimica dei composti metallici, stava crescendo di importanza. Era una situazione come l'uovo e la gallina. Se il libro non fosse esistito, non ci sarebbe potuto essere un così rapido sviluppo. Ma se non avessi scritto quel libro, qualcun altro lo avrebbe fatto. La situazione per la chimica inorganica e metallorganica era matura. E ora, professor Wilkinson, una domanda sulla sua esperienza negli Stati Uniti. Inizialmente lei si occupava di radiochimica e ha lavorato con Seaborg, un personaggio molto importante negli Stati Uniti. Poi in altre università americane, soprattutto a Harvard. Qual è stata l'influenza di questa esperienza a livello scientifico e personale? Lasciai l'Inghilterra durante la guerra, ancora molto giovane e senza esperienza post-laurea. L'inizio della mia carriera sono stati 3 anni e mezzo in Canada durante la guerra, poi 4 a Berkeley e 5 anni e mezzo all'MIT e ad Harvard. Per cui queste esperienze hanno avuto un'influenza maggiore della laurea in Inghilterra, dove avevo fatto solo 2 anni di studi. Tutta la mia carriera è stata molto influenzata dal Nord America, anche se Jules Guérin di Strasburgo, il mio primo supervisore alla ricerca in Canada durante la guerra, era francese. I do admit that my first real supervisor in Canada during the war was French. Lei sostiene di avere uno spirito molto individualista. Pensa che gli Stati Uniti abbiano influito su questo suo atteggiamento? Penso che possano averlo stimolato, ma non sono stati l'unico fattore. Bisogna anche tener conto che io sono cresciuto in una cittadina molto piccola del nord dell'Inghilterra, un posto isolato, con una scuola anch'essa molto piccola. Non eravamo più di 200 studenti e il rapporto con gli insegnanti era molto particolare. Per esempio, all'ultimo anno di scuola c'erano solo 2 ragazzi che studiavano chimica, 3 matematica e altri 3 fisica. Quindi c'era riservata un'attenzione speciale e questo sviluppò molto un modo individuale di affrontare i problemi. Penso che l'idea del ricercatore individualista faccia parte della mia esperienza nella scuola inglese. Ma sono sicuro che l'essere stato in Nord America a contatto con il loro sistema piuttosto competitivo abbia sicuramente agito da stimolo. Lei è considerato un uomo a cui piace stare isolato.
Per esempio, non va a molti congressi, non le piace la vita dei meeting e non si è mai inserito in quella che io chiamo atmosfera mafiosa delle conferenze. The Greek mafia atmosphere of the conferences. Pensa che questo sia un suo atteggiamento personale o pensa che dovrebbe essere un approccio generale? Le conferenze sono davvero senza senso oppure è solamente una sua opinione personale? È un approccio personale. Penso che ognuno guardi a queste cose in modo diverso. Può sembrare arrogante, ma io sono sempre stato più interessato alla mia chimica che a quella degli altri. Piuttosto che andare ad ascoltare altre persone che parlano della loro chimica, sto a casa a lavorare da solo. Questa è una mia mania. Forse per i più giovani che stanno prendendo il via è importante andare ad alcune conferenze, perché può essere piacevole trovarsi in un vasto ambiente scientifico, perché uno degli aspetti più affascinanti della vita scientifica è di conoscere ricercatori di tutto il mondo. Questi contatti avvengono soltanto attraverso incontri personali e i congressi sono il modo migliore per i giovani per conoscere altri scienziati. In questo senso sono molto utili, ma penso molto francamente che se ne facciano troppi. Lei è conosciuto come uno scienziato molto competitivo e so che durante la sua carriera le sono capitati molti episodi di competizione con altri scienziati. Ha qualcosa da raccontarci? Qualcosa di interessante riguardo questo tipo di competizione? Ho sempre guardato la mia attività in campo scientifico come a un'impresa individuale, nel senso che ho sempre voluto fare le cose da solo e non ho mai voluto realmente avere collaborazioni con altre persone. Essendo molto individualista, non ho mai voluto lavorare in settori dove già si muovevano altri scienziati. Così, quando ho dato il via a questa nuova area, spesso mi dava piuttosto fastidio che altre persone cominciassero a invaderla e facessero cose che io avrei fatto con 6 mesi di anticipo se avessi avuto abbastanza studenti o tecnici per affrontare i problemi. Una delle mie prime esperienze fu con l'amico Ernst Otto Fischer. Scoprì quasi accidentalmente che stava lavorando in Germania verso il 1952 sullo stesso tipo di composti organometallici sui quali io stesso lavoravo. Si sviluppò un'intensa competizione tra il suo gruppo e il mio che durante parecchi anni. Questi fenomeni sono inevitabili nella scienza perché i dati, una volta pubblicati, diventano proprietà di tutti. E altre persone si chiedono, bene, c'è questa simpatica molecola, come la posso utilizzare? E non ci si può lamentare se altri scienziati cominciano a muoversi nel tuo campo chimico. Ma trovo ancora un po' seccante quando qualcuno mi batte sul tempo nella pubblicazione. Oggigiorno molti pensano che il ruolo della chimica stia diventando sempre più ancillare. Qual è la sua opinione in proposito? Pensa ci sia ancora spazio per la chimica, particolarmente nel mondo moderno? Penso che lo spazio sia enorme. Bisogna ricordare che quasi ogni cosa che viene fatta nel campo dei manufatti, delle apparecchiature scientifiche, nei materiali, la chimica e le industrie chimiche sono assolutamente fondamentali per tutta la scienza e la tecnologia e di fatto per la vita di tutti i giorni. Se non avessimo i materiali non potremmo fare niente. Acciai, nuovi tipi di transistor, medicinali, prodotti chimici per l'agricoltura, abiti. Quasi ogni cosa che ci circonda è direttamente o indirettamente un prodotto dell'industria chimica. Per quanto lontano si guardi, in un futuro indefinito, ci sarà sempre bisogno della chimica e di persone che conoscano i materiali e sappiano come farne di nuovi.
Senza la ricerca chimica non si arriverebbe mai a scoprire nessun nuovo materiale o un nuovo modo di produrre i vecchi. Davvero. La risposta è che la chimica è assolutamente fondamentale per l'esistenza di una società avanzata. The answer is, chemistry is absolutely fundamental to all civilized society. C'è una nuova rivoluzione industriale che si sta sviluppando, che sta crescendo negli ultimi 10 anni e, come lei afferma, la chimica può giocare un ruolo molto importante. Io penso che anche la chimica metallorganica possa giocare un ruolo molto importante. Pensa che questo ruolo sia stato ben capito nel mondo scientifico e industriale? Penso che sia stato ben capito da coloro che in questo momento stanno lavorando nell'industria. Ma non sono del tutto convinto che sia stato capito dalle persone al di fuori. Mentre dirigenti, ricercatori di gruppi come la Montedison, la DuPont, la Hoechst, la British Petroleum o la ICI conoscono perfettamente l'importanza di questo settore, sono piuttosto dubbioso che la popolazione in generale, i politici, le agenzie finanziarie, i ricercatori di fisica, di matematica, di scienze umane e di altri settori apprezzino questi problemi. In Gran Bretagna uno dei problemi è che il consenso per la chimica è in generale molto più basso di quello per la fisica nucleare o per l'astronomia. In effetti, le scienze di base, fisica, chimica, scienze umane, generalmente ottengono minori consensi di settori molto più spettacolari come i grandi acceleratori nucleari o la costruzione di un grande telescopio alle Hawaii. Questo perché le scienze di base sono essenzialmente piccole scienze. Si muovono con una serie di piccoli passi, senza aver bisogno di un grosso apparato che costi, non so, 50 milioni di sterline o 500 milioni di dollari. Per esempio, gli scienziati nucleari richiedono un grande acceleratore al CERN di Ginevra. E non si può costruire qualcosa del genere senza spendere milioni e milioni di dollari. La chimica può disporre di un bilancio molto limitato, perché è piccola. Purtroppo si mette sempre in relazione l'importanza delle cose che vengono fatte con la quantità di denaro che viene buttato via. E questo non è corretto. Thought to relate to the amount of money which people give away. And this is not true.